nella provincia di Napoli, a Terra Annunziata, nel quartiere della Provolera. Le periferie, un po' movimentato, non è uno dei quartieri più nobili della città. E lì il pugilato è una tradizione. Sin da quando ero bambina ho sempre fatto tutto quello che faceva mia sorella, quindi ho provato anche il pugilato. Ero piccola, avevo 12 anni, bassina, magra magra, piccolina. Il fatto che nessuno credesse in me, io volevo far vedere che potevo arrivare dove volevo. Tutti quanti dicevano, vai a fare l'uncinetto, impara a cucinare. Quindi più dicevano così, più ero testata. Sento vecchio, confronto a tutti gli altri partecipanti della mia categoria, sono quello più veterano, diciamo. 34 anni non si ha più la freschezza, i movimenti, le mobilità, ecco, che hanno i giovani, ma sicuramente non hanno la mia esperienza. So quanto colpirli, so come muovermi e so come risparmiare le energie. Io mi faccio insegnare un sacco da lui, cioè vedo le sue interviste, perché è una persona che ha fatto 4 Olimpiadi, può solo che farmi capire cosa mi aspetta. Allora, sicuramente il consiglio che do a chi si appresta a partecipare alla sua prima Olimpiade è sicuramente quello di rimanere concentrato, che è difficilissimo, perché comunque ti trovi in un villaggio olimpico, tutti i campioni di tutti gli sport del mondo che ti passano accanto. Anche loro si fanno i selfie con te, quindi in quel momento ti senti importante. È un po' un paese dei balocchi che tante volte ti lascia sconcentrare da quello che sei andata realmente a fare. Bisogna offrirsi a questo sport, cioè devi dare tutto, non puoi prenderlo a metà, perché se tu ti allini in una maniera e dici beh vabbè adesso domani mattina andrò a correre, oppure beh, adesso quella cosa lì l'ha fatto. Lì non perdona quando vai sul ring, l'altro non si ferma. Io nasco per strada. Marcianise io ero un bullo e ho fatto tantissime risse tramite il pugilato. Io dopo ho capito che stavo sbagliando e mi ha indirizzato per quello che volevo veramente. Tanti amici miei, tanti sono scomparsi, tanti non ci sono più e tanti sono in una cattiva compagnia ancora oggi, perché non perché per volere loro, ma perché a volte ci si trova in una situazione del genere con gli amici dell'infanzia. Mentre a me, io devo ringraziare la box, perché alle 4 di pomeriggio, quando mi prendevo la borsa, me la mettevo sulla canna della bicicletta e da fuori al bar andavo in palestra, poi uscivo alle 9 di sera, le stesse persone mi prendevano anche in giro. Dicevo, ma chi vuoi diventare? Ma dove vai? Stai con noi. Io penso che la box è uno sport, non dico prettamente femminile, ma molto femminile. A parte per l'eleganza che ha, per i movimenti signorili, però parliamo di determinazione, grinta, coraggio, e questi sono tutti aggettivi che noi donne facciamo nostri in ogni campo, e quindi anche nel pugilato. Questo posto, secondo me, è un po' la culla del pugilato italiano azzurro negli ultimi 30 anni. Qui un po' dove sono nati tutti i campioni di ieri e quelli di oggi, Camarelli, Russo, Valentino. Adesso mi hanno soprannominato il Black Napolitan, il napoletano nero, perché sono un po' di carnagione scura. Poi sono nato in Brasile, infatti torno in patria. Sono cresciuto a Napoli, sono napoletano 101%. Del Brasile non so niente, non so parlare portoghese, non so ballare, non so fare niente. Però vado lì che posso dire la mia. Mi sveglio alle 7:15, 7:30 inizia il primo allenamento, andiamo a fare colazione, e ci riposiamo, anche perché poi facciamo il secondo allenamento alle 11:30, andiamo a pranzo e alle 5 di nuovo siamo in allenamento. Diciamo che la nostra vita è questa. 300 giorni l'anno i ragazzi la vivono qua, i più grandi centri, anche lo stesso Coverciano, oppure nel pugilato stesso
non stanno mai nelle grandi metropoli. Assisi è una piccola città, c'è poca gente, si conoscono tutti, l'atleta deve stare tranquillo e deve stare con la testa verso il risultato. Perché l'oro? E perché comunque sono arrivato due volte, in 8 anni sono arrivato a un pelo, a un punto. Siccome ci sto, siccome sono un campione, siccome credo nei miei mezzi, significa che posso vincere la medaglia d'oro. Paura no. Per me chi oltrepassa questo quadrato ha il carattere di non avere paura di niente. Faccio ogni match come se fosse una finale, quindi come andrà, andrà, io darò sicuramente il massimo. Qui c'è il mio futuro, il mio presente, c'è il mio sogno, qui stiamo costruendo il mio sogno. Quello che faccio in paese lo metto sul ring e che vinchi il migliore. Crepi il lupo, ci mangiamo.